Grazie, oggi sono circondata da un po' di pacchettini che mi sono arrivati ultimamente e che voglio farvi vedere. E poi ce n'è uno che mi è arrivato stamattina e che ancora non ho aperto. Sapete che di solito non resisto e li apro, però insomma mi è arrivato stamattina, ho detto ce la posso fare, resisti, e lo aprirò con voi. Allora, da cosa iniziamo? Una cosa che vi ho fatto già vedere su Instagram sono questi orecchini di Happiness Boutique, se riesco a prenderli. E mi sono piaciuti un sacco, sono davvero stupendi, bellissimi. E sono degli orecchini che praticamente si attaccano sopra, questo è il contrario, così. E mi sono piaciuti perché io non ho il buco sopra, ogni volta rosicavo che non potevo mettere questi orecchini lunghi, e invece sono stupendi. E insieme mi sono arrivati, cioè ho scelto io praticamente, questi qua così col pendente dorati, oro e neri, e poi questa collana super super top, super grande, anzi me la metto, la tengo nel video, va? Che mi piace un sacco. E questo sito, Happiness Boutique, davvero mi piace tantissimo perché ha delle cose super particolari, vedete, e la spedizione arriva subitissimo, e in più ha anche tutto un programma di punti, che più cose prendi più ti fanno sconti, insomma è davvero super carino, spedizione gratuita che non è da sottovalutare. Ecco, poi allora un altro pacchetto che ho aperto perché mi è arrivato ieri, una cosa nuovissima di Neve Cosmetics, sono i nuovi Garden Blush, sono questi blushettini super super carini che è a forma di rosa e sono 7, ognuno per ogni giorno della settimana. Sono super carini perché dietro c'è la rosa e sono vari colori. Tra l'altro io questo prima l'ho provato sulle labbra e va bene anche sulle labbra, alla fine i prodotti cremosi li possiamo mettere un po' dove vogliamo, cioè nel senso se sono cremosi vanno bene anche per le labbra solitamente. E ci sono tantissimi colori, vedete, chiari, scuri, vediamo se riesco a farveli vedere un po'. Io non li ho provati tutti, alcuni, oddio, li ho ancora impacchettati, e magari se faccio un giveaway li tengo ancora chiusi così li posso inserire, e vediamo prossimamente, perché faccio sempre casini con giveaway, quindi non so mai se farli o no, perché poi tipo si offendono alcune che non vincono e ci rimangono male, e quindi non lo so, preferisco evitare. Poi un pacco che mi ha fatto super piacere ricevere è quello di Diego Dalla Palma, non avevo mai provato make-up di questa marca e devo dire che oggi ho provato per la prima volta alcune cosine e mi sono piaciute tantissimo, le vedrete nel video di San Valentino, non so se avrò pubblicato già quello di San Valentino, comunque nel video di San Valentino le uso. Io ho provato già il primer perfezionante effetto lifting, davvero lascia il viso super super levigato, bellissimo, mi è arrivato un messaggio, vabbè, e davvero il primer fa la differenza. Io è un prodotto che non usavo fino a poco tempo fa, e invece quando soprattutto ho bisogno che il trucco mi duri tutta la giornata o insomma un evento particolare, davvero è super perché ti leviga proprio il viso e insomma anche la base viso dura di più, è molto più resistente. Poi ho provato anche il fondotinta alta coprenza lunga tenuta e devo dire mi è piaciuto molto, non è super liquido, quindi appunto è abbastanza pastoso, non pastoso, però nel senso copre perché ha una texture molto coprente, appunto, non so se mi avete capito, non è quel fondotinta leggero, diciamo, effetto acqua che non si vede, è proprio abbastanza coprente, però si stende con molta facilità. Io l'ho steso sia con la spugnetta che con le dita e anche questo mi è piaciuto molto. Poi questo mascara si chiama High Performance Mascara, sempre di Diego Dalla Palma, e mi è piaciuto davvero anche questo super, cioè innanzitutto ha questo, diciamo, confezione un po' ruvida che mi piace, io adoro il nero opaco, e poi è davvero super bello perché ha un mini applicatore, guardate quanto è mini, e è meglio perché di solito quando si prendono mascara con uno scovolino troppo grosso è controproducente perché non si riesce a prendere bene tutte le ciglia, invece questo scovolino è davvero super piccolino, si riesce proprio a prendere tutte le ciglia e a colorarle davvero super bello, e anche se avete appunto le ciglia non troppo lunghe vi può aiutare.
Devo dire che sono rimasta proprio sorpresa da questi prodotti. È un marchio che proprio non cioè, conoscevo chiaramente perché insomma Diego Dalla Palma lo conoscono tutti, però non avevo mai avuto occasione di provare queste cose. Pacchetto misterioso, lo apriamo insieme e questo me l'ha mandato questa marca che si chiama Medauda Milano, che appunto è un marchio che non conoscevo, mi ha scritto chiedendomi se poteva inviarmi dei prodotti in modo insomma che insomma, io li provassi e ovviamente gli ho detto di sì perché quando mi scrivono dei marchi soprattutto che non conosco sono sempre contentissima di provare cose nuove e niente, lo apro con voi. Anche la borsa, bellissimo. Ta-da! Chiaramente ho tagliato anche la borsa. Yeah! Carta. Carta. Vedo già qualcosa che mi piace. Glam Matte Eyeshadow Palette, wow, che bello! Una palette matte è sempre ben accetta. Io adoro i colori opachi, vediamo. Wow, guardate che bella, bellissima. Le palette di ombretti opachi proprio mi piacciono tantissimo. Questi sono 12 ombretti opachi. Vediamo un po'. Azzurro, verde, rosa, bianco, nero, marroni. Belli, bei colori pure. Non vedo l'ora di provarla. Bellissima. Poi, vedo sacchettini. Vediamo. Eyeliner a tubetto. E questo fa sempre piacere, ricevere eyeliner. Perfect Skin Concealer. Ah, bello. Correttore, cioè concealer, correttore, però a stick. Altri ombrettini, belli. Allora, con una parte opaca e una più shimmer, più scura, quindi anche, diciamo, da abbinare, no? Magari uno su tutta la palpebra mette chiaro e poi scurisce con lo scuro, quindi anche pratica come palettine. Carina, mi piace. Questa sempre azzurra, azzurro scuro. Sacchettino di Medauda, si chiama Medauda Milano. Che fighi, c'è la matita labbra waterproof, questo colore diciamo un po' molto naturale, tipo marroncino, insomma color labbra. E poi questo colore proprio che si abbina perfettamente, che si chiama Cindy 209, che è davvero super bello, quasi quasi me lo provo. Si stende che è una meraviglia, proprio scorre benissimo. Bello! Mi piace! Bello, bello, bello. Beh, questa marca mi è piaciuta, mi ha incuriosito. Molto bella. Ecco, queste sono alcune cose che mi sono arrivate ultimamente. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti quali sono le cosine che vi sono piaciute di più. E mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non siete iscritte, così vi arriva la notifica quando pubblico un nuovo video. E niente, pollice in su se vi piacciono gli spacchettamenti e ci vediamo prestissimo.